Arcipreste, lei si è insediato nei giorni scorsi, ha trovato questa bella bega, cioè questa del Duomo di Giarre ingabbiato e che rischia di Un'opera diventare, incompleta. esatto, che rischia di diventare un'opera incompiuta. Lei ha detto che domenica prossima, in un modo o nell'altro, aprirà la chiesa, aprirà in qualche modo il cantiere di via Sartori, quindi consentendo l'accesso, quindi finalmente si apre quantomeno la navata del sacramento. Questa decisione è maturata in questi giorni alla luce di che cosa? No, questa decisione, diciamo, è maturata dal primo giorno che io sono arrivato qui e mi sono reso conto che la navata del sacramento era libera da ponteggi, quindi da pericoli immediati. Non vedo perché anche nell'immediatezza i fedeli non possono accedere, anche quelli che hanno problemi di disabilità, hanno problemi di salire le scale, eccetera, eccetera, in un cantiere che non è cantiere in questo momento. Quindi l'accesso sarebbe facilissimo da operare. Mi sono adoperato con l'ufficio tecnico comunale. Ho interpellato i tecnici della sicurezza e dopo molte insistenze e anche qualche piccolo scontro, diciamo così, siamo finalmente arrivati alla decisione. Ho firmato un documento che questa domenica certamente noi apriremo la porta di via Sartori. La ditta mi consegnerà anche le chiavi del cancello di accesso, che rimane comunque un cancello per eventuale ripresa del cantiere. Quindi le persone, anche quelle che sono disabili, oppure quando c'è un funerale per poter entrare alla bara, avranno la possibilità di accedere in una chiesa perlomeno e di poter vedere entrando non una sacrestia, ma l'altare e il sacramento. Senta, lei ha detto che dal 1° settembre si sono ufficialmente interrotti i lavori. C'è un rischio concreto, quello della continuazione dell'erogazione dei fondi nei tempi previsti. Per esempio, a novembre si chiude la cassa. Superato questo termine, c'è una prospettiva molto incerta. E lei che cosa vuole fare? La prospettiva è quella lì della rescissione del contratto dopo 6 mesi che vengono appunto sospesi i lavori. Noi non possiamo pensare di tenere ancora anni la Chiesa in questo modo, quindi vorremmo fare a meno della conclusione di questi lavori e completarli noi. Quindi ci adopereremo per rientrare nel pieno possesso della Chiesa e quindi a costo di fare una sottoscrizione cittadina, completare i lavori che non sono soltanto quelli attualmente in atto, ma c'è un impianto elettrico, ci sono dei restauri importanti da fare, anche in vista del bicentenario dell'apertura della chiesa, che vorremmo fosse veramente Onorato nel migliore dei onorato modi. nel Senta, migliore dei modi possibile. lei per Natale la sua preghiera è quella di riuscire Poter quantomeno. celebrare le feste di Natale in una chiesa aperta. E chiediamo proprio preghiere perché questo avvenga.